Questo ovviamente è stato fatto, noi abbiamo superato il vaglio giuridico del Collegio dei Garanti con una proposta, ed è la prima volta che viene fatta, di variazione dello statuto del Comune di Milano. Il nostro obiettivo è potenziare gli strumenti di partecipazione popolare alla vita dell'amministrazione. Quindi sono qui per sottolinearvi l'importanza cruciale che questa nostra azione ha, perché avrà, se passa come io mi auspico, un impatto pratico nella vita del comune e anche del decentramento. I punti che vi sottolineo, visto che il testo vi è stato già inviato, voglio sperare correlato dal parere favorevole appunto del Collegio dei Garanti. Ce n'è due, uno di merito e uno invece di forma, cioè che dice che abbiamo raccolto le quasi 6.000 firme necessarie, erano 5.000, noi siamo andati lunghi, per poter iniziare l'iter di approvazione, di discussione e poi di approvazione in Consiglio Comunale. Quindi avendo il testo, se poi volete, io sono ovviamente a vostra disposizione articolo per articolo, ma sostanzialmente quello che noi vorremmo andare a toccare sono due questioni. La prima è l'introduzione di uno strumento ex novo, il referendum deliberativo. Cosa intendiamo per deliberativo? Intendiamo che la volontà popolare, una volta espressa, divenga efficace, immediatamente applicabile per l'amministrazione. È equiparata in tutto e per tutto alla volontà del Consiglio Comunale stesso. Il secondo punto rilevante che vi sottolineo è la nostra scelta di fare questo unendolo alla mancanza totale di un limite, di un quorum di efficacia per il referendum, perché il nostro obiettivo ovviamente è quello di coinvolgere il più possibile i cittadini, di rendere il voto popolare significante per chi lo esprime. Perché togliere il quorum? Perché togliendo il quorum togliamo l'arma del silenzio, rendiamo di fatto per chiunque non è d'accordo con i proponenti improponibile e non percorribile la strada del silenzio. Se tu non sei d'accordo devi necessariamente metterti in gioco, spiegare ai cittadini perché non sei d'accordo e quindi, gioco forza, aumentare la consapevolezza, il dibattito in città e in ultima analisi la partecipazione al voto popolare, sapendo che, tra l'altro, è appunto vincolante quello che è il risultato di questa operazione. En passant, vi sottolineo che abbiamo toccato anche le altre due forme di referendum previste, che sono quello consultivo e quello abrogativo. Prego. Grazie alla maglia registra. Non l'ho sentita neanche io. Perché? Perché quelle due forme di referendum sono state rese anch'esse immediatamente eseguibili e accessibili dalle zone. Attualmente il decentramento non ha un potere reale di incidere perché non ha la potestà di deliberare. In questa nostra proposta le zone otterrebbero invece uno strumento potente, perché potrebbero, mettendosi insieme ovviamente, richiedere il referendum e quindi influenzare l'attività del comune, l'attività centrale. Io sono stato sicuramente sotto gli 8 minuti, quindi sono a vostra disposizione per qualunque eventuale chiarimento sull'articolato.
Io volevo solo aggiungere una cosa, visto che è stata citata in questa introduzione. Il parere del Collegio dei Garanti, come molti di voi sapete, è online nella documentazione del Comune, quindi ovviamente non ho ritenuto opportuno farlo, ma vi ho inviato sostanzialmente tutta la parte corposa di questo momento che andremo a discutere. Allora, mi è parso di vedere già un primo intervento di Mario Esposito. Prego. Grazie. Buonasera, colleghi e proponenti. Ho letto chiaramente il testo della proposta e mi fa piacere che siano presenti anche i redattori, così magari poi si può instaurare un confronto dialettico. Premetto, io sono tra i più critici di queste proposte di referendum. Diciamo che la vulgata con cui questi strumenti vengono proposti alla cittadinanza fa leva proprio su l'intento di stimolare, incentivare una partecipazione dei cittadini. Mi permetto di dire, no? Una cattazio di benevolenze che proprio nascondere delle insidie molto pericolose. La democrazia diretta, evidentemente l'obiettivo che diciamo è celato dall'introduzione di questi istituti, postula come presupposto che una partecipazione diretta, per l'appunto, dei cittadini sulla politica, quindi non attraverso la mediazione della rappresentanza, ma attraverso strumenti diretti. Ecco, questo postulato, diciamo, prospetta, ecco, una maggiore aderenza dell'azione politica rispetto a quelle che sono le proiezioni, diciamo, valoriali e anche nel senso lato politico del corpo elettorale. E in questo modo bypassando quello che poi è il giudizio che avviene di norma a fine mandato, quindi dopo un effettivamente lungo arco di tempo di norma, a meno che non ci siano elezioni preventive. Il fatto è che la presenza di regole anche vincolanti, cioè di limiti all'esercizio della democrazia, cioè tutto l'apparato delle norme che descrive la democrazia rappresentativa, esiste perché poi la nostra storia, la storia del nostro paese in qualche modo lo dimostra, e il legislatore ci ha voluto rendere immuni dalle cadute pericolose legate al ventennio. La presenza di limiti sta in questo, che garantisce la democrazia. Rendere più laschi questi limiti, in questi vincoli, non è detto che garantisca maggiore democrazia, anzi, più delle volte consente a una minoranza organizzata e magari forte, con molti mezzi, molti strumenti, di determinare i giochi. Quindi io vedo con una certa diffidenza l'estensione dell'istituto referendario con questa portata, non consultivo, ma addirittura con la capacità di incidere direttamente sull'orientamento politico-amministrativo. Vedo con molta diffidenza questa nuova possibilità. Devo dire che poi, al di là di questo cappello che faccio introduttivo, ci sono anche degli aspetti puntuali, diciamo, positivi che critico. L'estensione, per esempio, a cittadini comunitari, chiaramente residenti, del diritto, e qualcuno anche dice perché non lo estendiamo a cittadini extracomunitari residenti, per evitare che ci sia una discriminazione, veramente. Secondo me va in contraddizione, è inaccettabile, è legittimo, questo bisognerà poi verificarlo in punto di diritto, perché è vero che se il consiglio comunale, qualunque assemblea rappresentativa, viene eletto da una certa base elettorale, in questo caso i cittadini, è anche vero che qualunque strumento previsto dall'ordinamento che sia idoneo, capace di modificare, incidere, di modificare direttamente la volontà che viene espressa da quell'assemblea che è rappresentativa, beh, logicamente deve essere la stessa che lo ha determinato, che lo ha eletto, altrimenti andiamo in contraddizione.
Cioè vuol dire che un consiglio comunale che è eletto in virtù di un voto popolare dei cittadini emana una delibera che poi viene modificata, abrogata da un referendum il cui però corpo elettorale è divergente sulla carta da quello che invece ha votato. L'estensione a cittadini comunitari residenti e non cittadini significa questo: bisogna essere cittadini per votare nel nostro paese, fino a prova contraria, non bisogna essere residenti e basta. Inoltre c'è da dire che l'assenza di quorum anche qui è in contraddizione con una regola che non è un principio ma che è una regola positiva dell'ordinamento. Per poter approvare una delibera occorre un numero legale, è necessario che in aula ci siano tot presenze e se non ci sono quelle presenze il voto non è valido, cade il numero legale, l'aula va a casa e si deve ritrovare, e finché non si raggiunge il quorum interno la delibera non viene votata, o meglio non trova applicazione. D'accordo? Quindi il fatto che si neghi anche qui l'esistenza, la necessità di vincoli, di limiti, di procedure, di garanzie, secondo me è invece qualcosa che va proprio in contraddizione con lo spirito dell'ordinamento e con quelle regole di fondo che garantiscono la convivenza. Quindi ripristinare, secondo me, un vincolo legato al quorum è fondamentale, oltre che dire assolutamente in coerenza con l'architettura generale dello Stato. Cioè questi referendum sono portatori di una visione del mondo che è completamente distorta rispetto a quelli che sono i principi che hanno ispirato il nostro ordinamento, le garanzie che il legislatore ha voluto introdurre dopo un'epoca, lo Stato liberale, in cui tutto era consentito e che ci ha portato poi alla dittatura, tra l'altro. E questa è una mia valutazione, chiaramente non mi permetto non posso pretendere che tutti la condividano, però certo sono preoccupato di fronte alla leggerezza con cui uno prospetta il paradiso terrestre con questi strumenti insidiosi. Quindi, a parte che il referendum consultivo già esiste nella nostra città ed è stato anche fruttuosamente applicato, basti pensare a un paio d'anni fa quando la nuova giunta, il nuovo consiglio comunale si è insediato, referendum a proposito del verde, delle piste ciclabili, e mi pare che in un rapporto positivo di fiducia tra gli amministratori e la cittadinanza ci si debba tenere se c'è stata un'ampia partecipazione da parte dell'amministrazione a mettere in atto, a porre in essere politiche che siano in coerenza con quella che è stata una consultazione qualificata, ma questo è un altro discorso chiaramente. Per ora mi fermo, poi sentirò le osservazioni del proponente eventualmente le proponente. Ecco, prima di dare la parola al consigliere Nusbei, volevo una precisazione per far sì che i lavori di questa serata abbiano un certo senso. Quello che noi proponiamo è questo. Adesso, con l'intervento di Esposito, praticamente si è andati un po' a ruota libera su tutto il testo, no? Allora, io farei un giro del tavolo, come si usa dire in certi casi, in questo modo, nel senso dando la possibilità a chi lo vuole di intervenire. Dopodiché, se vengono gli interventi, mi permetto di dire un po' più contenuti, ma che esprimano il pensiero di tutti i consiglieri, dopodiché andremo a esaminare articolo per articolo, perché è di questo che siamo chiamati a esprimere un parere. Consigliere Nusbei. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ma io faccio qualche osservazione riguardo l'intervento del consigliere Esposito, iniziando da questo spauracchio che si ha quando si dà uno strumento di questo genere e si mette in mano alla popolazione che non sa quello che fa. Perché per arrivare a una delibera, in quanto, come diceva prima il proponente di Giulio Verso, bisogna comunque, verrà equiparata a una delibera del Consiglio Comunale e che quindi
dovrà essere attuata entro 60 giorni, pena la possibilità di fare un ricorso al TAR. Per arrivare a questo, a questa tipo di conclusione, bisogna passare alcune forche caudine, cioè bisogna avere un'organizzazione, bisogna raccogliere inizialmente 1000 firme, anzi innanzitutto bisogna proporre, portare il quesito referendario davanti a, questo, a questi garanti che fanno un'analisi e danno l'ok per, fare, per andare avanti e fare questa raccolta firma. Bisogna raccogliere queste 1000 firme. Dopo aver raccolto 1000 firme certificate, quindi vuol dire che c'è un certificatore riconosciuto dal comune, quindi presente e che autentica le firme, entro 4 mesi bisogna raccogliere le altre 5000 firme, raggiungere le 5000 e le 15000 firme. Quindi 15000 firme non si raccolgono dall'oggi al domani in 4 mesi. Quindi bisogna essere ben motivati per fare una cosa del genere. Bisogna avere dei problemi come un bosco, come quello, come il bosco di Gioia che è stato tirato giù per costruire per esempio un grattacielo come quello della regione, oppure bisogna avere un'anagrafe che viene chiusa e che magari si vuole tenere aperta perché ci sono delle esigenze dei cittadini. Quindi bisogna essere realmente motivati per arrivare a questo tipo di percorso. L'Italia è indietro anni luce rispetto a quello che ha l'Europa. Diceva che l'Italia ha fatto un percorso, un tipo di percorso che ci ha portato a quello che oggi sono gli strumenti di democrazia. In realtà noi siamo indietro anni luce perché nel resto dell'Europa questi strumenti vengono utilizzati, come in Francia, vi faccio l'elenco perché secondo me è di una... Francia, Australia, diciamo che sono esclusi alcuni paesi come la Romania, quindi praticamente i paesi dove è previsto dove non c'è il quorum sono Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Paesi Bassi, Islanda, Spagna, Malta, Lussemburgo, Finlandia, Austria, oltre che ovviamente nella patria del referendum che è la Svizzera. Quindi dove esiste invece il referendum sono paesi come la Slovenia, l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica Ceca, la Slovacchia e quasi tutte le repubbliche dell'ex blocco comunista. Mi sembra che questo tipo di osservazione la dica lunga sul tipo di evoluzione che ha avuto la nostra, che hanno avuto i nostri strumenti partecipativi. L'altra cosa che volevo sottolineare è il fatto che il quorum oggi è un vincolo che aiuta le amministrazioni a ignorare le richieste dei cittadini, perché è come avere una... E il fatto che non vengono utilizzati, non venga fatta informazione, è un modo per far perdere chi sta facendo la proposta. Nel senso che oggi il no, è vero, batte al referendum, batte sì, ma è molto più vantaggioso spingere per non fare informazione perché costa molto meno e in questo modo si raggiunge lo stesso obiettivo senza fare informazione. Invece la mancanza di quorum spinge ad avere un confronto tra coloro che sono per un obiettivo sul referendum e coloro che non lo vogliono. Quindi c'è un reale confronto, si fa informazione e c'è la possibilità che questo avvenga. Quindi io lo vedo un modo proprio per dare alla cittadinanza la possibilità di riavvicinarsi alla vita politica e di incidere in modo fattivo nell'amministrazione. Non dimentichiamoci che per eleggere il sindaco oggi non c'è il quorum. Se si presentasse l'1% degli elettori,
il sindaco avrebbe eletto lo stesso, quindi questo discorso anche della maggioranza non ha assolutamente senso. A Dallas hanno eletto il sindaco col 5% dei votanti, quindi una comparazione del genere vorrebbe dire a Dallas negli Stati Uniti, in Texas, hanno eletto il sindaco col 5% dei votanti. Se fosse vero questa cosa qui, se fosse così importante, e vorrebbe dire che i cittadini non sono in grado, il 95%, non può essere solo il 5% dei cittadini che decide per 10 milioni di abitanti come sono quelli di Dallas in Texas. Ho finito. Prego, signora Alfonso. Grazie. No, velocemente, perché si tratta di una considerazione di quelle appunto generali. Anch'io non sono d'accordo con il togliere qualsiasi quorum a livello referendario, perché secondo me agisce al contrario di quello che si vuole ottenere. Se quello che si vuole ottenere è una maggiore partecipazione da parte dei cittadini, io ho fatto tante raccolte di firme, ho presentato con tantissime altre persone la legge di iniziativa popolare per la scuola pubblica nel 2003. È stata una delle poche leggi che sono riuscite a fare un certo iter parlamentare perché si sono bloccate. Secondo me la partecipazione non si ottiene abbassando i quorum, perché è chiaro che per ottenere la partecipazione tu devi coinvolgere un alto numero di cittadini. Se tu è sufficiente che mandi alle urne il 2% delle persone per avere un referendum valido, non avrai come proponente nessuno stimolo a coinvolgere le persone. Secondo me, quindi, questo aumenta. Io non credo nel pericolo di mettere in mano strumenti alla gente, assolutamente. Gli strumenti di democrazia diretta sono importanti, ma come tutti gli strumenti di democrazia devono avere una regolamentazione precisa sulla quale si può discutere se sia valida quella attuale, se ci sono dei cambiamenti da poter fare, ma sicuramente non abolire totalmente il quorum, perché significherebbe la proliferazione di referendum su cose che interessano una piccolissima fetta della popolazione, con anche una spesa notevole per l'amministrazione, mentre è chiaro che ad arrivare al dunque, diciamo, ad arrivare all'indietro un referendum deve essere un argomento di interesse comune. Non può essere una cosa che interessa una ristrettissima cerchia della popolazione. Questa, secondo me, è la garanzia che viene data dal quorum, e quindi questa è una garanzia che, a mio parere, non va eliminata. Grazie. Grazie, Vicepresidente Lo Consolo. Prego, consigliere Bina. Grazie, buonasera a tutti. Partirei subito con una precisazione, visto che apparteniamo allo stesso partito. Non c'è nessuno spauracchio per il referendum. C'è una volontà di studiare la forma migliore per la partecipazione più ampia possibile dei cittadini, con l'obiettivo però di non andare a bloccare l'attività istituzionale del Comune. Quindi non è uno spauracchio. Referendum, quanti referendum anche il Partito Democratico adesso o
la Margherita, il PDS, il DS li avevano appoggiati. Quindi la partecipazione popolare è importante. I cittadini sanno quello che stanno facendo, quindi lo strumento referendario è importante. Non è vero che abbiamo paura di dare in mano uno strumento a chi non sa che cosa sta facendo. Nel merito, prima un'altra precisazione, siccome sono stati citati degli stati dove ci sono questi referendum che non hanno quorum, no? Allora io penso che ogni stato ha il proprio ordinamento, le proprie normative che sono state introdotte e aggiornate anche sulla base della strutturazione delle istituzioni stesse che reggono la democrazia e lo Stato, sia nazionale sia locale, sulla base anche delle competenze che hanno. Quindi non è che si può pensare che un referendum strutturato in un certo modo in uno Stato necessariamente vada bene anche in un altro Stato, se questi due Stati hanno dei modelli partecipativi e organizzativi a livello proprio di istituzioni diverse. Cioè la comparazione deve essere fatta su stati che si assomigliano dal punto di vista di come sono strutturati, perché altrimenti confronti delle cose che non stanno in piedi. Nello specifico io ho guardato molto, perché ho raccolto le firme, ho fatto anche rappresentante di lista al referendum nazionale, quindi lo strumento referendario mi piace, non è uno spauracchio, mi piace, però cerco di capire quello che viene proposto con quello che già c'è e quindi sulla quale si possono fare dei ragionamenti per vedere se funziona o non funziona. Allora, a livello nazionale i referendum sono solo abrogativi, poi abrogativi di pezzi di legge, sono solo abrogativi, non ci sono i referendum propositivi. Esiste una raccolta firme per presentare delle leggi di iniziativa popolare che vengono depositate al Parlamento e che seguono l'iter nelle varie commissioni fino al voto nell'aula per poi diventare eventualmente legge. Non ci sono referendum propositivi, solo abrogativi di pezzi di legge. E qua faccio un'altra puntualizzazione. I referendum nazionali, ultimamente abbiamo visto che periodicamente ne vengono proposti 10, 12, 15, no? Si raccoglie un certo numero di firme, a mio avviso un po' pochine, se poi vedo che l'esito ultimo dei referendum è molto basso come quorum, non di chi poi vuole votare. Però tu raccogli le firme e porti la proposta di referendum alla Corte Costituzionale che valuta l'ammissibilità con le firme. Però allora qua noi cosa andremo a fare? Io ti raccolgo 1000 firme per portare ai garanti la proposta, vedo se sta in piedi, allora vado a raccogliere le altre firme per poi avviare l'iter per fare questo referendum. Perché questo? Io personalmente sarei raccogli tutte le firme, le porti ai garanti, le valuta, se dice sì è ammissibile vai avanti con l'iter del referendum, un po' come avviene a livello nazionale. Cioè questo sdoppiamento rischi veramente di proporre un sacco di referendum, hai l'obbligo di dare una risposta entro tempi più o meno limitati, ingolfi il lavoro di questa commissione dei garanti che poi magari ti dice questi referendum non vanno bene e tu mi continui a proporre. Quindi io cercherei di uniformare lo strumento referendario che c'è a livello nazionale con la proposta che viene fatta per il livello locale. Poi sono assolutamente contrario alla cancellazione del quorum. Perché? Perché altrimenti si rischia veramente di andare a bloccare l'operatività del comune. E quindi si rischia veramente di il comune fa propone delle delibere, quindi fa degli atti
che poi vengono con una certa facilità, rischiano con una certa facilità di essere abrogati e cancellati. Quindi io sono favorevole a cercare di ampliare il più possibile la partecipazione dei cittadini, però attenzione anche a non andare un po', diciamo, da un verso all'altro, da un estremo all'altro, perché le istituzioni devono poter operare in piena autonomia, nel rispetto delle leggi, in piena autonomia, nel rispetto delle leggi, sulla base della delega ricevuta dai cittadini elettori. Cioè, non è che a Palazzo Marino ci sono dei marziani, c'è gente che è stata eletta, che ha ricevuto un mandato di governare la città, nel pieno rispetto delle leggi, delle normative, dello statuto e di tutto il resto. Però poi se si propone tutta una serie di referendum propositivi, perché uno dice il comune non fa quello che voglio, o abrogativi, cioè il comune fa quello che io non voglio, allora voi capite che uno dice a questo punto, vabbè, ma allora perché io ce li ho mandati lì a Palazzo Marino, piuttosto che in Parlamento, piuttosto che in Regione o in Provincia? Quindi lo strumento referendario è ottimo, è uno strumento ottimo, non è uno spauracchio, va utilizzato e normato con il buon senso, per evitare appunto di rischiare di avere un boomerang su, utilizzando eccessivamente questo strumento. Grazie, prego capogruppo La Terza. Non mi fate ridere ogni volta che poi me ne dimentico molte volte. Allora, meno male, non tutti gli interventi sono come quelli di Esposito. E io volevo alcune cose le apprezzo, diciamo, delle paure di Esposito, però alcune cose te le devo sottolineare. Secondo me, ad esempio, dici molto alla leggera che i referendum vengano fatti alla leggera. Questo l'ha ripreso a Newsday, non è vero, perché comunque ci sono le 1000 firme in prima raccolta, c'è un parere dei garanti, perché attenzione, il tipo di questi referendum devono essere plausibili per essere ammessi, quindi proprio alla leggera non lo sono. All'articolo, insomma, il comma 3 dell'articolo 12, ad esempio, elenca quello che non può essere in ogni caso sottoposto al referendum, quindi le norme statutarie, i regolamenti, tariffe e tributi, gli atti relativi all'organizzazione interna e all'ordinamento personale dipendente del comune, eccetera, il piano di governo del territorio, i provvedimenti dai quali sono derivate obbligazioni irrevocabili del comune. Insomma, ci sono un po' di condizioni di argomenti che non possono essere sottoposti al referendum. E da ultimo, quello che forse più mi è parso di capire anche quando parlavi degli stranieri, gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti dei singoli di specifici gruppi di persone. Quindi non è vero che, quindi anche come diceva la Presidente Lo Consolo, chiunque si può inventare, insomma, un referendum e sottoporlo. Insomma, il parere dei garanti, anche se fatto dopo 1000 firme, non dopo 15.000 come vorrebbe Bina, in ogni caso entra nel merito e valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari. E sulla legalità, appunto, della votazione dei cittadini comunitari, probabilmente c'è qualche dettaglio tecnico che forse, appunto, il proponente del referendum potrà specificare meglio. Per quanto riguarda il referendum, è vero che ne abbiamo già tanti, però qual è la forza
diciamo che dovrebbe essere, cioè in un articolo specifico in cui viene in cui si sottolinea, viene enunciato la forza di quello che è stato posto al, al referendum, cioè che ha potere deliberativo. Quindi, allora, o lo strumento referendum serve a qualcosa, va bene che abbiamo comunque due rappresentanze, una diretta che ci viene dal referendum e l'altra il potere rappresentativo di chi è stato eletto, però esistono nell'ordinamento, quindi non è che l'ordinamento viene completamente stravolto, si sta potenziando verso i cittadini uno strumento che è quello del referendum, della consultazione popolare che esiste nell'ordinamento giuridico e noi lo utilizziamo, soltanto che dobbiamo dargli un senso. Fino ad oggi, cioè, cos'è che i 5 referendum rappresentativi? So, domani c'è una commissione in comune che a seguito dei referendum tenutisi nel maggio 2011 analizzerà come l'usufruibilità dei file audio e video. Questo perché avevamo fatto un referendum sulla trasparenza. Cioè, sono passati 2 anni da quando i cittadini hanno detto sì, vogliamo un comune più trasparente. Quindi sembra, cioè, sembra quasi inutile, no? Cioè, nel senso, non so quanto sia stato dato seguito a quei referendum. Ovviamente alcune osservazioni relative al numero legale, è ovvio che stiamo parlando di due situazioni diverse, un consiglio che periodicamente si riunisce, un referendum popolare che chiama a votazione i cittadini e probabilmente l'abbassamento del quorum sì, indebolisce un po', ma non lo so, cioè io sull'abbassamento del quorum non sarei proprio così spaventato del fatto dell'annullamento del quorum, perché nel senso uno dovrebbe andare a votare ed esprimere la sua idea, se non va a votare perché si va di nascosto, e quindi qua veniamo a che cosa? Ad altre condizioni sul perché e sulle modalità in cui deve essere No, nel senso, riferivo alla pubblicità, nel senso di cosa abbiamo paura? Del fatto che un referendum venga indetto senza che i cittadini vengano avvisati? Quindi un cittadino si deve esprimere in merito a quello che si sta proponendo come referendum. Per cui la questione del quorum dovrebbe valere così come vale per tutte le altre elezioni in Italia. Non mi sembra che quando eleggiamo la Camera dei Deputati, la Camera dei Senati, abbiamo un quorum, non ce l'abbiamo neanche lì, quindi dovremmo porcelo anche lì il problema. Quindi alle scorse votazioni politiche forse neanche il 50% dei cittadini è andato a votare. Quindi insomma, è un po' anche la questione del quorum, anche se è così spaventoso, non è poi così come lo descriviamo. Quindi la proliferazione del referendum, come già dicevo prima e come quello di cui aveva paura la Presidente Lo Consolo, come abbiamo visto, è arginata sia dalla raccolta delle firme, la valutazione di merito e anche degli argomenti. E poi non è detto che ad ogni delibera del Comune può corrispondere subito una controdelibera della popolazione, insomma, deve essere davvero un argomento importante che va contro la volontà popolare. Beh, sullo sdoppiamento non sapevo che dire sulla questione, cioè teniamo presente che sono anche organi diversi. Qui abbiamo un comitato di garanti formato da 4 persone eletti o comunque insomma proclamati ogni 4-5 anni, dall'altra parte abbiamo un organo giuridico il più elevato che abbiamo in Italia, che è quella della Cassazione. Ho finito, grazie. Ecco, prima di dare la parola consigliere Tadelube, chiederei se possibile di vedere di non rimarcare eventualmente cose già dette. Io capisco che viene direi abbastanza naturale dire quello che si dice, però visto che abbiamo 1 ora e mezza a disposizione, io ho ritenuto opportuno fare, prima di discutere l'articolo per articolo, di fare questo giro del tavolo, vediamo un attimino di ridurlo in tempi congrui in modo da poter affrontare l'esame degli articoli, anche perché l'obiettivo nostro, mio e del vicepresidente, era di vedere, sempre nel limite del
possibile di risolvere questa, questa parere, di definire questo parere in una sola seduta. Ovviamente se non è possibile non ne faremo mai. Consigliere Tagliabue, prego. Stranamente questa sera sono d'accordo con la Corso, quasi completamente. Quindi sono molto preoccupato. Di questa proposta che conosco poco, ma per quel che ho sentito, secondo me la cosa che non è malvagia è acquisire il parere di legittimità dopo una raccolta di firme minimali. Questo non sposta la barra della, secondo me, dell'impianto democratico. Quello che invece secondo me è proprio inaccettabile è l'eliminazione del quorum. Perché? Diversamente dall'elezione del sindaco, che è una carica elettiva, qua invece è una situazione, uno status, dove le cose, come dire, vivono nel loro equilibrio ecosistemico. Qualcuno non è d'accordo e facendosi parte della maggioranza dei cittadini propone una modifica. Poi sono d'accordo sul fatto che non c'è quello propositivo, ma c'è solo quello provocativo, cioè, ma stiamo su un livello molto alto. Ma va da sé che se la maggioranza degli aventi diritto al voto partecipa, vuol dire che la questione di cui trattasi ha una valenza sicuramente cittadina e quindi è da prendere in considerazione. Ma non può essere deliberativa, altrimenti si sostituisce all'organo che è preposto alla delibera, e cioè il Consiglio Comunale o la Giunta in base alla varia organizzazione. Quindi non possiamo mischiare le pere con le mele o la cacca col pulino, come la vede, perché ognuno ha il proprio organo, ognuno è plurale alle proprie regole, ogni organo ed è per questo motivo che secondo me è, da questo punto di vista, neanche valutabile se non vengono cambiati questi connotati, perché non è l'esaltazione della democrazia, caro La Pierza, è esattamente il contrario, è il potere della minoranza, e questa è la nostra idea. Grazie. Grazie, prego capogruppo Melone. Grazie, volevo dire solo due cose. Nella mia profonda ignoranza sono andata a vedermi il referendum in Gran Bretagna e in Francia, non corrisponde a quanto dicevi La Terza, perché sono degli istituti in Francia che è indetto dal Presidente della Repubblica o dall'Assemblea Costituente, in Francia e in Gran Bretagna sono un istituto che viene utilizzato dei comuni, non Anna, però, Anna, dei questo, comuni, dei comuni. Diciamo, io approvo l'obiettivo di trovare delle forme per favorire la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa e politica, e però ho dei dubbi che lo strumento più efficace per favorire la partecipazione alla vita politica dei cittadini e alla presa di decisione sia l'istituto referendario. Questo ci viene sia dalla storia del referendum in Italia, che hanno raggiunto un quorum, una partecipazione interessata dei cittadini solo nei casi in cui la popolazione si sentiva pienamente in diritto di esprimere un parere e si sentiva partecipe, cioè si sentiva interessata alla presa di decisione e capace di esprimere un parere competente per quanto per il tema del divorzio, per l'aborto, il referendum sull'acqua, sono dei referendum che hanno raggiunto il punto che coinvolgevano direttamente la vita dei cittadini. Per quanto riguarda invece la partecipazione dei cittadini alla vita, all'attività dell'amministrazione comunale,
penso che ci siano degli strumenti da chiedere che non siano in primo luogo il referendum, ma siano degli istituti che favoriscono la partecipazione, la consultazione preventiva, la partecipazione dei cittadini alla presa di decisione su alcuni argomenti. E rispetto a questo ci sono delle istanze da proporre al Comune di Milano, sia riguardanti il decentramento, sia riguardante altri strumenti che sono adottati in altri stati, che sono utilizzati appunto per raccogliere i pareri dei cittadini con forme di consultazione diretta, ma anche meno formali di un referendum, che però contribuiscono a formare un parere che poi viene espresso dall'amministrazione comunale. D'altronde gli eletti al Consiglio Comunale sono stati eletti dai cittadini e hanno tutto l'interesse a essere rieletti nel mandato successivo, quindi è loro compito, è loro interesse andare a rivolgersi ai cittadini e raccogliere le informazioni dei cittadini, non sono dei nemici, sono dei rappresentanti dei cittadini che, se svolgono bene il loro compito, possono ambire ad essere rieletti, se non lo svolgono bene vengono mandati a casa nel mandato successivo. Poi per il resto limiti questo, e poi interverrò nel merito degli articoli. Grazie, prego capogruppo Fede Pellone. Io brevemente, perché bisognerebbe ripetere gli argomenti e le osservazioni degli altri, quasi tutti sono condivisibili, nel senso che anch'io sono d'accordo che il referendum così com'è ha necessità di avere un quorum, quindi non sono d'accordo per eliminarlo. La cosa che mi preoccupa di questa iniziativa popolare è, come al solito, il fallimento della politica. Perché in questo caso vuol dire che c'è sempre da parte dei cittadini una volontà di travalicare quelle che sono le regole democratiche del nostro ordinamento, che prevede la possibilità, tramite i consigli di zona, tramite il consiglio comunale, di avere dei rappresentanti che al posto di tutti i cittadini devono decidere e fare l'attività politica e amministrativa nella nostra città. Quello che mi fa riflettere è che c'è invece, secondo me, una necessità onde evitare che arrivino queste derive e questa disaffezione dalla politica, dove il cittadino si sente autonomo e non soddisfatto della compagine politica, e quindi si mette a dire: io preferisco che mi faccia io la mia raccolta di firme, preferisco che scelga io le attività che voglio portare avanti amministrativamente, perché non mi fido o condivido che non sono capaci i nostri politici di fare questo. Quindi è una riflessione più che altro per tutti noi, di cercare di, a livello di comune, secondo me dobbiamo assolutamente fare qualcosa per migliorare il decentramento, perché ormai sono 3 anni che ci si aspettava una modifica del decentramento, io non ho ancora visto neanche un piccolo accenno. E dall'altra è di dare la possibilità ai politici di cercare di trovare il modo di agire in modo migliore anche nel decentramento. Noi non riusciamo neanche a far approvare, se riusciamo a far passare una delibera o anche una mozione o anche una interpellanza nella zona, ma poi guarda caso a livello comunale non riescono ad essere efficaci neanche le proposte che facciamo noi come consiglio di zona. Grazie, si è iscritto un cittadino? Pure si presenti, grazie. Buonasera, sono Battaglia. Io dovrei entrare nel merito della discussione del quorum zero, ma nella modalità in cui viene gestita questa cosa da questa commissione. Noto, percepisco una paura pazzesca da parte di questa maggioranza e di questa opposizione nel dover andare in piazza e spiegare ai cittadini perché non appoggiare o meno un referendum. Sarebbe la prima volta per le forze politiche presenti al governo, dove devono convincere i cittadini a non votare o a votare contrariamente. Il fatto di non avere il referendum vi costringe a far sì che dobbiate andare a convincere i cittadini che, secondo, vi motivando quello che voi volete fare, quello che non avete mai fatto fino adesso. Per quanto riguarda il referendum sull'acqua, avete fatto di tutto perché i cittadini non andassero a votare, e vi è andata male. Non avete preso atto della della decisione popolare. Questo strumento che propone il Movimento 5 Stelle è uno strumento che mi mette ancora più in difficoltà. Prima qualcuno ha parlato di la partecipazione di alcuni argomenti. Io credo che i cittadini hanno il dovere e il diritto di partecipare a tutti gli argomenti che questa amministrazione tratta.
non solamente quelli che fanno comodo alle forze politiche di questo momento governo. Quindi andiamo oltre dalla proposta, entriamo nel merito dell'atteggiamento con cui state affrontando questa proposta, che si è ripetuta in altri consigli di zona, si ripeterà tristemente in tutti i consigli. Si ripeterà in tutti gli altri consigli di zona, perché mentalmente queste forze politiche non sono pronte a questa cosa. La partecipazione dei cittadini vi spaventa e di conseguenza farete di tutto affinché questo non possa avvenire, se non secondo le vostre direttive, se non potete voi gestire e veicolare il voto. Questa è la cosa più triste in assoluto. Grazie. Abbiate il coraggio. Grazie. Gruppo Federale, per cortesia. Siamo al cielo parlare, chiaramente non condivido in toto l'affermazione del cittadino, perché questa commissione ha dato, diciamo, dimostrazione anche in varie occasioni di fare le cose in maniera, non dico buona, ma dico discreta. Quindi queste affermazioni, così quante a pedra, come si usa dire, sono accettate, perché ognuno ha il diritto di esprimere le sue cose, però sono accettate nella misura in cui si devono accettare affermazioni di questo genere. Ok. Consigliere Esposito, avete chiesto la parola, possibilmente proprio per una risposta puntuale, uno da dare poi la parola al proponente. Sì, grazie. E certo, sono intervenuto per prima, poi alcuni hanno fatto delle osservazioni di ieri su quanto avevo detto, devo puntualizzare. Nessuno ha paura del referendum, tant'è vero che, come ha detto il collega Mina, il nostro partito si è da sempre impegnato, anche partiti precedenti, che l'hanno poi generato, nella valorizzazione dell'istituto referendario, chiaramente prevalentemente a livello nazionale, viste le grandi tematiche che l'hanno riguardato. E questo è un dato storico inconfutabile, quindi anche le affermazioni che ho sentito adesso, devo dire, sono un po' di vitrissimo approccio ideologico, smentibile, carta alla mano. Devo dire che anche sulla mozione di quorum, qui non si prende atto di un dato costituzionale. L'articolo 75 al comma 4 parla che la proposta soggetta al referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se era giusta la maggioranza. Quindi il legislatore ha previsto l'esistenza di un quorum. Ma è quello che cerchiamo di capire cosa si dico. Il fatto che uno non vada a votare non significa che si nasconde, è una chiara espressione di intenzione. E certo, questa è una cosa fondamentale, e chi non lo vuole capire si ostina a non prendere atto di quella che è una previsione costituzionale. Si può votare contro, si può votare a favore, si può non votare. E questa è una espressa previsione costituzionale. Il fatto che alcuni partiti per alcune tematiche abbiano invitato a non andare a votare è pienamente nel solco, non solo di una tradizione, di una prassi, ma proprio di un dettato costituzionale, altrimenti tutto quello che è venuto finora dovrebbe essere letto come un attentato alla Costituzione, come un complotto dell'umanità nei confronti di quella che è una prassi stratificata. Allora, a me questi soloni che arrivano e ci spiegano come funziona il mondo a un certo punto della storia non mi piace. Cioè, qui non si può mandare all'acqua, mandare a mare una tradizione di partiti che hanno speso la propria vita anche per promuovere referendum e questioni nazionali. No, questo non lo posso proprio accettare. Vi dirò di più che io, il giorno in cui c'era il voto per la compagna della mia elezione, ho ritardato la mia partecipazione proprio perché stavo affiggendo, in quanto un ruolo all'interno del partito come coordinatore di un circolo, dei manifesti legati al referendum per l'acqua pubblica. Quindi non può essere liquidata semplicisticamente la questione come c'è chi è a favore del referendum e chi è contro. I colleghi sono stati tutti, hanno fatto tutti interventi dal mio punto di vista di buon senso. Cioè, il referendum si fa per tematiche che veramente coinvolgono la generalità delle persone, che toccano anche la sfera valoriale, certamente, però introdurre l'ambito di nel campo amministrativo, dove la discrezionalità amministrativa è un po' il pane quotidiano, no? Dell'agire dell'amministrazione in questione, secondo me è eccessivo. Cioè, quel fatto che io prima leggevo con attenzione l'elenco dei temi, articolo comma 3 dell'articolo 12, beh, tranne il piano di governo del territorio e l'ultimo punto, che sarebbero di fatto gli atti ablatori, oramai molto vicino, perché noi sappiamo che la pubblica amministrazione tende ad agire quando va a incidere direttamente sui diritti attraverso istituti di diritto privato, perché non è più la vecchia amministrazione
amministrazione di stampo bismarchiano, napoleonico oramai, ecco, sono tutti atti fondamentalmente discrezionali, quelli che possono essere oggetto di un sindacato da parte di un referendum. Quindi sinceramente è chiaro che norme statutarie e regolamenti, ma chi le cambia? Tariffe e tributi sono i bilanci, quindi tanto non si possono cambiare. Anche relativa all'organizzazione interna, anche qui sono cose da poco. Cioè in che cosa è che si realizza veramente l'orientamento politico, amministrativo di un comune? Negli atti che non sono qui citati, cioè quelli pienamente discrezionali di carattere politico in senso stretto. Allora è chiaro che l'intervento di un referendum può veramente incidere e compromettere quello che è non solo il diritto, ma anche il dovere di un'amministrazione di condurre il proprio orientamento attraverso degli atti. E poi il fatto che sia possibile presentare a chiosa con soltanto 1000 firme delle proposte di modifica, di abrogazione, questo può anche, come dire, generare, non è un fatto peregrino, una sorta di pressione nei confronti dell'amministrazione che viene continuamente messa alla prova e quindi forzare quelli che devono essere equilibri di correttezza certo, di correttezza e di serenità nella conduzione del proprio lavoro. Grazie. Signor Verso, prego. Dunque, sarò bellissimo perché è evidente che c'è una difformità culturale di fondo tra i proponenti e chi sta analizzando in questo momento il testo. Mi preme solo, cerco veramente senza polemica alcuna, di ricordarvi che il testo che vi è stato sottoposto non deve essere letto alla luce delle osservazioni del consigliere Esposito come un testo improprio, illegittimo, illegale, e ha già passato quel vaglio. Ricordo solo due passaggi che mi sono appuntato. Nel solco di Bettino Craxi, andate pure al mare, non c'è problema, ma sappiate che per esempio non è previsto un quorum nella Costituzione così come è stato citato. Non è previsto perché? Perché stiamo parlando di uno strumento di partecipazione a livello del Comune di Milano, e tant'è vero che lo ritrova espresso in questa forma dopo il vaglio non di Livio Loverso ma del Collegio dei Garanti del Comune di Milano. Quindi stia pur sicuro, consigliere, che è giusto in fil di diritto. Tant'è vero, mi vuole doverla in qualche modo informare che lei è stato eletto anche dai cittadini comunitari residenti a Milano, perché sono iscritti alle liste elettorali di questo comune. Lo sono da quando l'Italia partecipa all'Unione Europea, perché un cittadino comunitario può scegliere, quando risiede all'estero, tra virgolette estero, perché questa è casa loro, così come casa mia la Francia o l'Inghilterra, se risiedo in uno dei paesi dell'Unione Europea, come cittadino europeo, posso scegliere di votare per le elezioni amministrative in loco, non per le elezioni nazionali. Tant'è vero che c'è una lista espressamente redatta dall'ufficio elettorale del Comune di Milano a tal luogo. Sono disponibile, se voi vorrete, nell'analisi dei singoli articoli poi, ma non leggeteli nell'ottica giuridica. Posso capire e accettare la differenza che ha nella concezione della chiave di lettura che voi ne date. Evidentemente noi lo proponiamo e lo sosteniamo in questa forma. È legittimo avere parere non favorevole oppure volere dare delle raccomandazioni, perché la vostra vera potestà in questa sede, visto che purtroppo i consigli di zona non hanno una potestà deliberativa, ma solo consultiva, è quello di interfacciarvi con i vostri consiglieri in comune, perché poi quando andremo in consiglio abbiano alla base le vostre osservazioni. Vi pregherei di evitare strumentalmente di dire ci opponiamo punto e basta, perché andate a dare una mano a chi non vuole la discussione. Noi desideriamo semplicemente che il Comune di Milano discuta di questa cosa,
Prego. Consigliere Rosari? Sì. 30 secondi per l'osservazione relativa all'articolo 75 che ha menzionato il consigliere Esposito. Leggo. Invece, con sentenza del 2/12/2004, numero 372, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'articolo 75 della Costituzione, che prevede il quorum a livello nazionale, non comporta l'obbligo del quorum per i referendum previsti negli statuti degli enti locali, quindi a livello locale. L'applicazione del quorum decisa dai rappresentanti locali è una pura scelta politica. Ma neanche lo vieta. Non c'è. Ho detto il non voto, ho detto il fatto che sia legittimo poter dire non voto. Allora, io, come molti sanno dei commissari, questa commissione qui è una delle commissioni che io ritengo abbastanza aperta, in quanto i cittadini, come avete potuto modo di vedere adesso, hanno la possibilità di esprimere il loro punto di vista e poi alla fine, mi spiace, ma visto che noi siamo stati eletti, siamo noi chiamati a decidere in base a certe regole democratiche. Io quello che vorrei evitare è mi permetto di suggerire a chi interviene, di evitare di pranciare giudizi su di noi, che siamo un po' così, che non, magari siamo un po' fuori dalle righe, che non capiamo di cosa dire, perché questo rende un po' spiacevole la discussione. Ecco, questo qui è quanto. Io, è una preghiera che io faccio, non so fino a che punto possa essere accolta, anche perché mi sembra che io spero di rivedervi ancora in occasione di altri incontri, anche perché la commissione decentramento, come probabilmente molti di voi sanno, in molte zone, nella nostra zona no, e io e il mio vice siamo un po' dispiaciuti, ha un'altra parola aggiunta al decentramento, che è partecipazione. Quindi noi, anche se non è scritta, come potete vedere, noi ci teniamo alla partecipazione dei cittadini, come ci tiene, diciamo, penso di interpretare anche il parere dell'opposizione e anche gli amici del Movimento 5 Stelle ce ne devono dare atto. Allora, io adesso, come anticipato all'inizio di questo incontro, passerei all'esame degli articoli, anche se il tempo è un po' tiranno. Allora, per quanto riguarda l'articolo 11, adesso io, visto che a molti di voi ho dato il documento, è stato inviato, se qualcuno che magari è arrivato in ritardo vuole averlo, siamo qua e lo possiamo dare. Io eviterei, se possibile, se ritenete opportuno, se non lo ritenete opportuno lo facciamo, di leggere quello che viene proposto. Ma passerei, quindi dopo scontato la lettura da parte vostra a priori, a raccogliere i vostri pareri. Poi dopo eventualmente diremo anche i nostri. L'articolo 11. Vicepresidente Loconso. Allora, relativamente all'articolo 11 non ho problemi per quanto riguarda l'1 e 2, mentre mi lascia dubbioso l'articolo 3, in quanto dice che l'esito delle consultazioni interviene direttamente ed efficacemente sulle attività degli organismi amministrativi del Comune. Mentre a mio parere l'esito deve poi dare luogo ad un'analisi all'interno del Consiglio Comunale. Ad un'analisi all'interno del Consiglio Comunale che porti a una formulazione concordata. E per quanto riguarda il punto numero 4, perché altrimenti non si capisce perché eleggiamo il Consiglio Comunale. L'articolo 4: sono ammessi a partecipare alle consultazioni referendarie tutti i residenti del Comune di Milano iscritti alle liste elettorali, compresi i cittadini appartenenti a Stati dell'Unione Europea. Ora, o stabiliamo che sono ammessi a partecipare alle consultazioni referendarie
coloro che sono ammessi a partecipare al voto. Guardi che ha risposto a questo punto, forse prima lei non c'era. E sono uscita un attimo perché è così anche per le votazioni. Quindi. Esatto, quindi si deve formulare in altro modo, e cioè dire sono ammessi a partecipare alle consultazioni referendarie tutti coloro che partecipano alle votazioni amministrative. E vi dico perché cambiasse il regolamento per le amministrative, cambierebbe automaticamente anche quello per le referendarie, mentre se noi lo formuliamo così dovremmo cambiare due cose. Mettiamo che vengano ammesse alla partecipazione al voto amministrativo, come si chiede da tempo, anche coloro che risiedono a Milano da un certo numero di anni, pur essendo cittadini extracomunitari, non sarebbe automaticamente valido. Mentre se noi facciamo che partecipano al referendum chi partecipa al voto amministrativo, automaticamente i cambiamenti che avvengono sul voto amministrativo si ribaltano anche sul voto referendario. Grazie. Grazie, consigliere Tagliabue. Sì, secondo me il primo comma va bene, il secondo è contraddittorio, perché dice che sulle materie di esclusiva competenza comunale, se sono di esclusiva competenza comunale, io non posso nel referendum modificarle avendo lo stesso finalità consultiva propositivo, perché è l'ambito comunale. Il referendum, il punto 3 da cassare. I referendum positivo e negativo sono vincolanti per l'amministrazione. Vedi come siamo fuori di testa. Sì. Non ha nessuna logica. Il 4 sì, va bene, sì. Con l'eccezione ivi compresa quella che ha appena detto la vicepresidente Concorso. Non si arrabbiati? Non è stato il ministro di discussione, però volevo fare un appunto alla vicepresidente lo consolo, perché se lei dice che l'articolo 2 va bene così com'è, ovvero lasciando buono sia consultive, che è quello che già abbiamo, e propositive e abrogative, allora il terzo comma dell'articolo 11 è per forza scritto così, perché un referendum propositivo e abrogativo, cioè o cancella una parte della delibera che è stata fatta o una delibera intera, o propone una delibera già fatta e finita. Quindi è per forza vincolante, cioè poi dopo il consiglio comunale può anche bocciarla completamente, però se è quello propositivo, quello abrogativo è un po' diverso invece, perché va a abrogare una norma già approvata, cioè non una norma in questo caso, ma una delibera. Quindi non, per servire il suo ragionamento, cioè io non sto facendo una ragionazione, il secondo articolo, il secondo comma è un terzo comma, è una reale conseguenza del secondo. Ha ragione, mi sfuggito. Bene. No. Va bene. No, mi spiace. Sono inquadrato, consigliere da te. Sì, è inquadrato solo lei. Grazie. Da sempre. Allora, un saluto alla cittadinanza. E devo dire che mi spiace che il consigliere Tagliabue lasci l'aula, mi sembra che anche le sue giustificazioni sono da discutere, anche perché ritengo che quello che a volte siano cose da tenere in considerazione. Allora, visto che non c'è più nessuno che voglia intervenire, io direi che quando stileremo la relazione, il parere diciamo che sarà in linea di massima favorevole con delle osservazioni. Ecco, io volevo fare una precisazione a riguardo di quello che aveva detto il signor Loverso, mi sembra, che non si preoccupi per quanto riguarda i nostri rapporti con i nostri colleghi del Comune di Milano, perché ci sono già stati ovviamente,
e quindi siamo in stretto contatto, in particolar modo io e il mio vicepresidente. Quindi diciamo che le osservazioni che noi andremo a fare, se per certe richieste di parere non erano tenute in considerazione, in dovuta considerazione, questa volta ci hanno garantito che saranno tenute in considerazione. Quindi questo è per ribadire il contatto che ha non solo il mio partito, che è il Partito Democratico, ma ritengo che anche gli altri partiti come voi, come il consigliere Calise, penso che anche la Lega, così come gli amici del PDL, noi Verdi purtroppo per loro non hanno una rappresentanza, ma se anche, si terranno in contatto per vedere di arrivare a una discussione, perché questo, diciamo, io ho avuto le garanzie, non posso dire i tempi, però ovviamente andranno a discutere. Non chiedetemi in quanti mesi, perché non sono, direi, una stupidata. Quindi, a questo punto, passerei all'articolo 12, che è dal titolo, questo articolo, è praticamente dare il là a altri tipi di referendum che non erano contemplati ad oggi. Infatti si parla di referendum propositivo, abrogativo, oltre al consultivo che c'era già. Ecco, adesso qui ridarei la parola ai consiglieri. La storicità dei 15.000 iscritti, cioè 15.000 cittadini necessari per 15.000 firme. Detto questo, faccio un raffronto con quanto è successo a livello nazionale. Nel 1945 c'erano circa 40 milioni di cittadini italiani e c'erano 500.000 firme per il referendum. Oggi sono 60 milioni e ne bastano 500.000, ancora come allora. Non vorrei dimenticare il 2009, quando un partito che non ci sono i rappresentanti tra i valori, raccolse le firme per modificare il Porcellum, malissimo tra l'altro per la raccolta firme, andava ad abrogare e danneggiare pesantemente lo stato democratico del paese, perché con solo 500.000 firme, un piccolo spauracchio, si raccolsero 500.000 firme con estrema facilità. Ora, su quello consultivo possiamo raccogliere anche 500. È un costo per l'amministrazione poi far votare i cittadini, però su quello consultivo si possono raccogliere anche 500, per me possono bastare. Su quelli abrogativi e propositivi, stante quello che voi avete proposto come comma 3 dell'articolo 11, la vedo molto dura, cioè 15.000, gli aventi diritto a Milano sono 1.000.000 euro. No. Sì, sono 1.000.000, circa 1.000.000. Se 900, sì, 900.000, 1.000.000. 15.000 sono veramente pochi, cioè Afori, meno di Afori, è un quartiere piccolino, 15.000 firme si raccolgono, infatti abbiamo visto con i 5 referendum relativi che abbiamo fatto nel 2011. Non è stato difficoltoso raccoglierle, certo ci voleva magari più partecipazione da parte dei consiglieri comunali, magari dei partiti, questo sì, se si dà una mano a chi le ha fatti sicuramente, però 15.000 firme, lasciatemelo dire, sono veramente semplici. E stante quello che voi avete messo nel terzo comma, la vedo molto molto complicata, diciamo che 15.000 mi sembrano un po' pochi per poi andare a incidere così pesantemente. Tutto qui è solo una questione di percentuali, 15.000 rispetto al quasi 1.000.000 mi sembrano veramente, veramente pochi per il B e C del comma 1. Poi dopo per il comma, per l'A del comma 1
può anche, lo ripeto, può andare bene anche 500, perché poi consulti noi, è giusto che un'amministrazione ascolti i cittadini, fermo restando che ha dei costi questa cosa. Grazie, consigliere Bina. Sì, entriamo nel merito proprio per far vedere che non c'è una avversione al referendum. Però già l'articolo 12 entriamo nel merito, no? Anche l'11, ma 12 va poi nel concreto e dice quello che bisogna fare. Allora, io l'ho ribadito nel mio intervento iniziale, che la differenza tra le firme che vado a raccogliere per proporre al Collegio dei Garanti i referendum e poi le firme che io devo effettivamente raccogliere per far sì che l'iter parta a tutti gli effetti, per portare poi alla valutazione del popolo elettore, secondo me non va bene. E quindi io farei che tu le firme le raccogli nel numero che poi stabiliremo, secondo noi è adeguato per fare il referendum, ma nello stesso numero, cioè non faccio una pre-raccolta e poi vado alla raccolta vera e propria. Anche secondo me 15.000 sono poche, così come ho detto che le 500.000 per il livello nazionale sono poche, l'ho detto prima, e vedo che anche chi non è la stessa parte politica, la percentuale attuale è quella. Sì, infatti io ho detto che è sbagliato anche a livello nazionale, quindi non vedo perché non debba dire che secondo me è sbagliato anche a livello locale, cioè. E poi ripeto, cerchiamo di capirci, se vogliamo introdurre rispetto a quello che c'è attualmente, che è solo il consultivo, anche il propositivo e l'abrogativo, cioè secondo me rischiamo veramente di fare referendum ogni due per tre. Allora, a sto punto mi chiedo, ha senso il consultivo se vogliamo proporre anche il propositivo e l'abrogativo? Cioè, l'amministrazione comunale paventa che si voglia fare un qualcosa, boh, allora il comitato propone un consultivo per poi dire all'amministrazione al fermati eccetera, poi dopodiché l'amministrazione, che non deve assolutamente tenere conto, perché il consultivo non ha parere di vincolante, quindi di fermare la macchina amministrativa, fa il suo iter, allora poi eventualmente io abrogo. Allora, secondo me tre tipi di referendum sono troppi, dopodiché se si vuole tenere il propositivo e l'abrogativo, cioè si vuole introdurre questa ulteriore partecipazione della cittadinanza milanese, allora chiedo, ma il consultivo ha ancora un senso? Oggi ce l'ha perché c'è solo quello e quindi l'amministrazione usa questa antenna perché poi non ce n'è altro il cittadino, quindi l'amministrazione è lungimirante, aperta, quelle che invece legittimamente dicono io sono stato eletto, faccio, se poi alla fine del mio mandato non vado bene mi mandate a casa, legittimo anche questo, no? Allora però chiedo, ha senso tenerli tutti e tre? Uno. Ha senso fare 1000 firme e poi andare a 15 e soprattutto ha senso 15 per mettere in moto tutto l'iter? Io personalmente, ma credo anche il collega Esposito, pensiamo di no. Quindi studiamo una proposta di modifica, di emendamento, chiamiamolo così, da sottoporre poi al Consiglio Comunale, che poi dovrà prendere la decisione per la cittadinanza, ma direi di togliere le 1000 firme per far partire la, diciamo, la lettura da parte del Collegio dei Garanti, e alzerei le 15.000 firme necessarie e poi farei veramente una riflessione sulla utilità di mantenere anche il consultivo. Grazie. Una veloce precisazione, io il mio intervento non l'ho fatto da esponente della Lega, l'ho fatto da, cioè sono anche esponente della Lega, qua rappresento la Lega Nord, ma come la maggior parte dei colleghi sanno sono studente di scienze politiche, quindi l'ho fatto in relazione ai miei studi. Poi magari la posizione del mio partito è diversa da quella che ancora non ci siamo confrontati su questa cosa. Io l'ho fatto
direttamente da studente di scienze politiche. Io volevo chiedere attualmente qual è il quota necessario per la raccolta del 3%? No, 1,5%. 1,5%. No, 3% dei cittadini. 3% dei cittadini iscritti alle liste di voto. Quello è il referendum di consultazione successiva. Il elettorale che mi sembra un criterio di maggiore efficacia. In seguito a un disastro nucleare. No, io vi chiedo voi, sì. Secondo voi è più opportuno vincolare il numero, perché mi sembra che sia chiaro che sia necessario stabilire un numero. Se secondo voi è meglio mettere un numero secco oppure regolarsi con una percentuale? Il numero secco è un obiettivo preciso. Il 3% bisogna aspettare sempre gli ultimi aggiornamenti delle liste elettorali. Invece con un numero indicativo. Cioè, io cerchiamo di capirci, io chiedo, mi piacerebbe sentire non solo parere, con tutto il rispetto che ho per il parere di Antonio, però gradirei sentire anche altri pareri e poi dopo chiaramente noi prepareremo il documento e il consiglio lo voterà. Non ci sono espresso. Io mi sono espressa anche sulla scelta, quanto diceva Bianchi prima, rispetto ai referendum nazionali. Legarlo a una percentuale può essere, poi con i moderni strumenti informatici, sempre meno difficile avere il numero di cittadini. Invece no. Quindi, invece no. Anche perché può variare qualche decina, ma non è quello che lo si. Però gli strumenti saranno informati, ma le firme bisogna raccogliere per strada. E quindi, nel senso, tu non puoi poi all'ultimo momento, magari ti manca un mese dal referendum, hai l'aggiornamento delle liste e anziché 15.000 ne devi raccogliere 20.000. O ne basta, che ne so. Non può essere, non può essere. 25% di più, però sbagli il numero e è fallito la raccolta. Vabbè, ma anche non è il numero massimo. Ma raccogli le firme a livello nazionale, ne raccogli di più, perché qualche firma viene cassata perché non è stata raccolta. Scusate, ma io ne ho fatte parecchie di raccolte firme, si procede sempre per eccesso, sempre. Noi non mai nessuno raccoglie le firme, anche perché ti capiterà sempre quello che non si è ricordato e ti ha firmato due volte, perché a me in tutte le raccolte firme mi è successo di avere quello davanti che mi diceva ah, ma io non mi ricordo se questa qui l'ho firmato oppure no. E magari firma due, e quello che invece magari a quel punto tu gli dici beh allora lasci perdere, ma c'è quello che non ti esprime il suo dubbio e firma due volte serenamente e tranquillamente. Così come c'è quello che firma e poi non era più residente, per cui non ottiene il certificato elettorale e quindi la sua firma viene depennata, sempre, in qualunque raccolta firme abbiamo fatto, si è sempre proceduto, ma lasciando un ampio margine, ampio, cioè per quella della legge popolare che è una legge nazionale sulla scuola pubblica, noi dovevamo raccogliere 50.000 firme, ne abbiamo raccolte 75.000 per essere tranquilli. Va bene, allora, siccome una delle caratteristiche di questa commissione è di essere puntuale, sono le 8 e come prevedevamo, la chiudiamo adesso dicendo che l'articolo 11 è stato trattato, si darà un parere favorevole con le osservazioni che sono state fatte, mentre sull'articolo 12 il parere globalmente non si può dare, in quanto abbiamo discusso solamente il comma 1, che è appunto. Quindi non facciamo un'altra commissione? Sì. Mi sembrava di capire che eravamo favorevoli con le osservazioni,
nessuno si è espresso. Cioè, siamo favorevoli solo a forma 1 e mezzo 2. Il 3, l'osservazione che faremo era che non siamo d'accordo sul punto 3. E il 4 dobbiamo aggiungere, dobbiamo fare un emendamento. Però se non sei d'accordo sul 3, come diceva Biati, devi non essere d'accordo anche sul 2. Ah, no, scusate, no lo esprimeva il buon Tagliabue, quindi neanche tu. Però c'era qualcosa che avevi fatto notare tu? No, io dicevo che la vicepresidente ha fatto giustamente, cioè il suo intervento verteva sul fatto che erano vincolanti il parere abrogativo e il parere propositivo. E sostituire il comma 2, cioè il comma 3 è una conseguenza del 2, non c'è alternativa, cioè se va bene il 2 deve andare bene il 3, se no dovete valutare, è una riflessione tecnica, è una riflessione. Con i contenuti, cioè se due dice propositivo e abrogativo, una volta che una cosa abrogativa è stata votata dai cittadini col quorum o senza quorum, a quel punto viene abrogata, quindi l'amministrazione è obbligata a togliere la delibera o parte di delibera, per cui è una conseguenza diretta al terzo, non è che ci sia, esatto, cioè non è una roba strana, cioè il terzo è una diretta conseguenza del secondo, per cui se non siete d'accordo sul terzo, cioè se non siete d'accordo sul terzo, i due terzi del secondo non va bene. I due terzi del secondo non va bene. Diciamo che. Ok, va bene. Quindi ci riaggiorniamo a una data presumibilmente settimana prossima. Ecco, io nel frattempo vi chiedo le vostre idee, se potete formalizzarmele, perché capite benissimo che le cose non sono molto semplici.